Grazie, grazie, grazie Carmine, grazie al nostro direttore. Proprio a casa del campione del mondo Gianluca Formicone, che io ho l'onore di conoscere proprio oggi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E soprattutto complimenti. Grazie, grazie. Dai, è stata una bellissima vittoria, coronata una carriera che, cioè, avevo questo neo nella mia carriera, perché avendo vinto di tutto, tutti i mondiali Quindi europei. neo si fa per dire, Sì, no, questa è una ciliegina sulla torta che mancava, ho coronato anche questo mio sogno, questa vittoria. Adesso non so, penso di aver, no, ho vinto tutto, adesso sarà difficile trovare stimoli per andare avanti, però qualcosa inventeremo. Ecco, tornando, infatti, qualcosa inventeremo, sicuramente inventerai, perché insomma, Sì. poi tra l'altro devi sapere, Carmine, che siamo arrivati io e Diego Martelli a casa Formicone, qui a Notaresco. Praticamente le coppe e i trofei cominciano dall'ingresso, Sì. cioè non c'è più lo spazio. Mettono in balcone, ci mettono i fiori come portavasi. Sì. Hai perso il conto, eh? Sì, vabbè, ho iniziato a giocare dall'età di 7 anni, cioè, una carriera molto lunga, poi piena di vittorie. Diciamo che non sono tutte qui i miei trofei, le mie vittorie, perché anche a casa dei miei li ho lasciati lì per ricordo. Ma com'è nata questa passione? Tu giochi da quando avevi 7 anni, naturalmente passione trasmessa, me l'hai detto poc'anzi a microfoni spenti, dal caro papà che purtroppo è deceduto di recente insieme con la mamma, Sì, tra l'altro. avevo il bocciodromo vicino casa. Io con le mie bocce di legno ogni giorno giocavo dietro casa mia, dietro una stradina. Poi piano piano avevo mio padre che giocava. Un giorno sono andato lì al bocciodromo portando queste mie bocce di legno. E quando sono andato lì non mi volevano far giocare con queste bocce. Allora ho iniziato a giocare con le bocce sintetiche e da lì ho visto che avevo qualcosino da mettere in atto. Poi piano piano ho cominciato con la passione, andando dietro a mio padre che giocava. A un certo punto ha iniziato lui a venire dietro di me, perché lui ha smesso per venirmi, portarmi in giro a giocare, perché ha visto che ero abbastanza bravo, e da lì è nato tutto. Poi piano piano, strada facendo, ho visto che avevo le doti, le qualità per arrivare. 40 anni di successo, Sì. insomma, e i risultati sono piuttosto eloquenti. Tra l'altro, ti abbiamo visto lo scorso 10 marzo, quando hai lasciato le briciole al tuo avversario, al tuo rivale, il peruviano Palomino. C'è stato un pianto, diciamo così, liberatorio a microfoni accesi con un collega sudamericano. Ric hai ricordato giustamente mamma e papà, no? Sì, guarda, io dopo che ho messo la boccia del 12 della vittoria è calato il sipario, non ho visto più niente, sono crollato emotivamente e tutto. Sì, ma questo è un titolo che mancava dal 2001, quando in Francia a Quevin lo vinse Benedetti Emiliano di Roma. Ho provato io, ho perso una finale negli Stati Uniti a Detroit contro lo Svizzero Bianchi, persi una finale memorabile durata 5 ore che rimarrà nella storia, poi persi una semifinale con Natale a Roma nel 2010, poi in un anno non ho partecipato e finalmente ora ho riportato questo titolo in Italia che mancava da 18 anni. E niente, speriamo che no, io non dico Cioè, perché non ti vuoi fermare, no? no, no, Dici no, io no. Cioè, il fatto che ho vinto che per 40 anni che vinco sempre, ho qualcosa dentro che è difficile da spiegare, ho sempre fame di vittorie. La prima vittoria è come se cioè, c'è il fosse, sacro e l'ultima fuoco, vittoria è come se fosse la prima. no? Poi qui a Teramo, ho detto, il sangue, non so perché, ma tutti i più grandi sono nati e sono qui a Teramo, ricordando D'Alessandro, Scacchioli, Certo. adesso io. Ho avuto il piacere di giocare, l'onore di giocare con loro, dove sicuramente ho imparato anche tanto. Diciamo che a Teramo, Teramo c'è capitale del mondo delle bocce. assolutamente c'è un DNA particolare, evidentemente a Teramo. Tornando alla rassegna iridata, abbiamo detto hai lasciato le briciole agli avversari, uno schiacciasassi, tra l'altro soltanto 6 punti agli avversari, ai rivali dai quarti in Sì, poi. infatti effettivamente mentre nelle eliminatorie diciamo che giocavo bene, ma sono andato in crescendo, arrivando ai quarti di finale, che lì era eliminazione diretta, ecco, la partita a tempo un'ora. Ho vinto tutte, ho fatto i quarti di finale contro il ragazzo di San Marino dell'Olmo, che era medaglia d'oro dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona dell'anno scorso.
battuto 12-0. Poi in semifinale con José Botto, l'americano, che anche lui è vice campione del mondo, e anche lì 12-4 credo che è finita. Poi una finale col peruviano, una sorpresa, perché non aspettavamo lui di certo in finale, però è stata una sorpresa gradita. Anche lì lui fino all'inizio ha tenuto botta un attimino, poi ha mollato, sì, perché io andavo come un treno, non vedevo solo l'arrivo e ero concentrato lì, non ce n'era per nessuno. Per nessuno. Chiudiamo con una curiosità, Carmine, perché devi sapere che in Brasile questo signore è chiamato da tutti il Pelé della boccia. Il Pelé della boccia, sì. Per loro, stando a loro, io sono il Pelé della boccia per loro. In Sud America sono un idolo per loro. E questa è una cosa che a me fa immensamente piacere, cioè, quando... anche perché per i brasiliani Pelé è un dio, sì, quindi. Pelé è un dio, perciò per me è solo un onore. Perfetto, noi ringraziamo Gianluca Formicone, campione del mondo di bocce, notareschino nato ad Atri, specialità Raffa. Lo ringraziamo davvero per averci ospitato, grazie. E in bocca al lupo per tutti. Crepi tu, Cupo.